buono, facile e veloce. Amici buongustai, ben ritrovati! Oggi prepareremo un tortino di patate e fagiolini che andremo a rendere più ricco e goloso con una fonduta al formaggio. E come sempre, buono, facile e veloce, sceglie i prodotti freschi Terra Orti, per cui gli ingredienti di questo tortino sono patate e fagiolini Terra Orti assieme a delle sottilette, delle uova, parmigiano grattugiato, pan grattato, pepe, sale e olio. Mentre per la nostra velocissima fonduta utilizzeremo del gorgonzola dolce, del latte e del burro. E allora iniziamo subito dalla pulizia di fagiolini e patate. Per quanto riguarda le patate, le ridurremo a cubetti. Quindi innanzitutto le peliamo. E adesso le riduciamo a cubetti. Questo semplicemente per rendere più rapida la cottura. Altrimenti potrete lessarle come si fa di consueto con la buccia e poi sbucciarle in un secondo momento. Ecco qui. E adesso quindi mettiamo un attimo da parte le patate e dedichiamoci alla pulizia dei fagiolini, che si puliscono, come ben sappiamo, eliminando le due estremità. E adesso lessiamo i fagiolini in acqua bollente per circa 15 minuti. Ecco qui. Mentre le patate vengono lessate partendo da acqua fredda. Benché tagliandole a cubetti abbiamo chiaramente ridotto i tempi di cottura, quindi saranno comunque sufficienti 15 minuti. Una volta lessati fagiolini e patate, andiamo a frullarli. Quindi li mettiamo in un robot da cucina o in un frullatore. E li riduciamo ad una purea. Dobbiamo ottenere questa consistenza. Nel caso in cui la purea non dovesse risultare abbastanza densa, il trucco è passarla in padella con un filo d'olio per addensarla. Praticamente per far evaporare, per eliminare l'eventuale acqua che fosse rimasta. Yeah.
L'Unione fa Terra Orti. Nel cuore della Piana del Sele, da sempre, aziende agricole mettono passione e dedizione per offrire il meglio della loro splendida terra. Dalla loro associazione nasce Terra Orti, organizzazione di produttori in grado di fornire prodotti ortofrutticoli di altissima qualità durante tutto l'anno, coniugando tradizione e modernità, passione e qualità. Dal cuore della Piana del Sele, il meglio dell'ortofrutta italiana. Garantita. Terra Orti. Adesso, appena intiepidita, versiamo la nostra purea di fagiolini e patate in un'ampia ciotola ed andremo ad aggiungere gli altri ingredienti. 2 uova, 2 uova. Le sbattiamo un po'. E quindi andiamo a regolare di sale, pepe, una grattugiata di noce moscata, parmigiano grattugiato e delle sottilette tagliate a cubetti. Ok, adesso amalgamiamo il tutto. Ovviamente assaggiate per verificare che sia giusto di sale. Adesso possiamo versare il nostro composto in uno stampo imburrato e cosparso di pan grattato. Possiamo utilizzare uno stampo unico, ad esempio una forma da plum cake, oppure degli stampi monoporzione, come faccio io adesso. Quindi innanzitutto imburriamo gli stampini. Ci aiutiamo con le mani per far prima e far meglio. Ok. E versiamo del pan grattato per ricoprire bene le pareti in maniera tale che il composto non si attacchi alle pareti e al fondo. Ecco qui. Okay. E versiamo il composto. Ancora un po' di pan grattato e lo possiamo infornare. Burro, lungo le pareti e il fondo, e allo stesso modo pan grattato. Facciamo rotolare sulle pareti e sul fondo. Eliminiamo un po' l'eccesso e adesso lo riempiamo. E adesso le passiamo in forno a 200 gradi per circa 20 minuti. La ricetta del nostro tortino di fagiolini e patate in realtà potrebbe concludersi qui, ma per renderlo ancora più invitante e presentarlo al meglio, voglio servirlo accompagnato da una fonduta di formaggio, che non sarà la fonduta classica, ma come nel nostro stile, una fonduta buona, facile e veloce. E allora prendiamo del formaggio, io ho scelto del gorgonzola dolce, e lo tagliamo a tocchetti. E
e lo mettiamo in un pentolino. Insieme a poco burro e un po' di latte. E lo facciamo cuocere a fuoco molto dolce, mescolandolo con una frusta o con un cucchiaio di legno, finché il formaggio si sarà sciolto e sarà diventato cremoso. Mi raccomando, la fiamma molto delicata, o altrimenti raccomandabile una cottura a bagnomaria, perché il formaggio e il latte non devono mai bollire. Ecco qui, la fonduta è pronta alla giusta consistenza. Possiamo impiattare e servire. Ed anche questa volta, buono, facile e veloce, strizza l'occhio ai bambini per invitarli al consumo sano delle verdure con questo tortino di fagiolini e patate con fonduta di gorgonzola dolce. Un piatto buono, facile e veloce. Appuntamento alla prossima ricetta. Buono, facile e veloce, in collaborazione con Terra Orti, il meglio dell'ortofrutta italiana.